A seguito degli eventi sismici abbiamo incontrato diversi sindaci e giunte comunali. Anche oggi abbiamo incontrato la giunta di Spoleto e anche attraverso loro abbiamo avuto dei suggerimenti per delle modifiche da fare nel decreto. Un emendamento che già abbiamo presentato in legge di bilancio è l'aumento dei fondi stanziati per la ricostruzione e un emendamento a firma del Movimento 5 Stelle stanzia 300 milioni di euro in più ai 600 milioni già stanziati. Questa mattina a Spoleto abbiamo incontrato il colonnello Cucchini dell'esercito italiano che si occupa dell'operazione strade sicure a Spoleto e in tutta l'area terremotata. Abbiamo avuto questo incontro per chiedere se tutta questa area era controllata, sufficientemente controllata, e dalle persone che poi abbiamo incontrato l'area è vastamente pattugliata dall'operazione strade sicure. Dopo gli incontri effettuati con i commercianti, ad esempio oggi a Spoleto ma anche qui a Norcia, abbiamo lanciato una proposta che è quella di impegnare il governo, quindi lo abbiamo fatto con un ordine del giorno proprio nel decreto terremoto che è in discussione in queste ore al Senato, quindi impegnare il governo a produrre una sorta di scheda simile a quelle dei danni di inagibilità degli edifici, ma per i danni invece più economici, quindi quelli purtroppo sostenuti da commercianti, da tutte quelle attività che hanno subito un danno economico dovuto appunto sempre al sisma, quindi una nuova tipologia di scheda che potrebbe essere utile per aiutare tutte quelle persone che purtroppo in questo momento sono danneggiate dal sisma. Venuti qui a Norcia perché oltre a impegnarci in Parlamento e nei consigli regionali dove siamo presenti, stiamo cercando anche di toccare con mano la situazione reale. Abbiamo incontrato ieri il capo della Protezione Civile Curcio, incontreremo anche Rani per avere chiaro il quadro della situazione e faremo il massimo ovviamente come opposizione responsabile per dare il nostro contributo. Siamo qui a Norcia oggi per renderci conto dal vivo della situazione che vivono queste persone. Siamo stati già a Norcia qualche settimana fa e siamo stati ovunque sia arrivato un terremoto per cercare di stare vicino alle popolazioni e riportare in Parlamento le necessità. Quindi il ruolo del Parlamento è proprio di venire in queste zone e cercare poi di legiferare al meglio. E noi faremo la nostra parte come opposizione del Paese, stiamo lavorando al decreto terremoto, stiamo cercando di migliorarlo e cercheremo di essere in ogni punto per applicare sia il decreto e sia per vedere se ci sono altre esigenze sul territorio.